Amarischia, l'amaro dei napoletani. Il Napoli si ferma ai quarti di Coppa Italia. Al San Paolo, azzurri sconfitti 2-1 contro l'Atalanta. Sarri fa turnover, 6 cambi. Dal primo minuto in campo Sepe, Mario Rui, Kirikesh, Rog, Unas e Diawara. Al settimo subito una buona occasione per il Napoli con Caglione. Diagonale insidioso deviato in angolo da Berisha. Nella ripresa l'Atalanta sblocca il risultato. Castagne in aria trova la deviazione vincente e batte Sepe firmando il gol dell'1-0. Il Napoli cerca di cambiare la gara. Sarri manda in campo prima Mertens Insigne al posto di Caglione e Hamsik, poi Allan per Unas. Ma il Napoli non riesce a sbloccarsi e l'Atalanta all'81esimo trova addirittura il raddoppio con un'azione personale del Papu Gomez, che si libera della marcatura di Kirikesh e piazza il pallone all'incrocio dei pali per il 2-0 che manda KO il Napoli. Questa volta gli azzurri si scuotono e dopo appena 3 minuti Mertens raccoglie un cross di Insigne e di testa trova il gol del 2-1 che regala ancora speranze al Napoli. Gli azzurri però nel finale non riescono a riaprire la gara. Il Napoli saluta la Coppa Italia, in semifinale ci va l'Atalanta. La squadra di Gasperini affronterà la vincente tra Torino e Juventus. Il Napoli intanto pensa già al campionato. Sabato al San Paolo arriva il Verona. Amaro dei napoletani.